un artista girovago, girato per molti anni per il mondo, cercando di trovare ispirazione nei posti a volte più improbabili, a volte dove la gente ha più paura di andare, proprio perché in quei posti io vedo una maggiore sincerità e una maggiore realtà di quello che le persone stanno perdendo pian piano, come sentimenti, come l'istintività. Ho accettato questo invito perché mi è piaciuta questa manifestazione e avevo questa voglia di portare anche lì quelle che sono le mie conoscenze, quella che è la mia espressione, quella che è la mia creatività, anche perché il mio obiettivo primario è quello di arrivare alla gente, di rendere la gente partecipe dell'arte. E questa è un'occasione per farlo. Cosa racconterò? Più che altro io mi faccio raccontare dalla gente. Oggi, tra la verità, ho risentito una frase che, tra le varie frasi che fanno parte di me, è quella che mi appartiene di più. L'arte è della gente. E la gente deve poter essere libera di ammirarla. Ho sempre pensato nella veridicità di questa frase per un unico motivo, che l'artista alla fine dei conti non è altro che uno strumento per lanciare quel messaggio, ma le informazioni che noi riceviamo poi per lanciare quel messaggio le prendiamo dalla gente. Quindi la prima fonte di ispirazione sono le persone. Anche l'arte, come ogni cosa, ha un suo costo. Quindi il costo in questo caso è di ridare alle persone quello che tu hai potuto raccogliere da loro, quindi quello che osservando in giro è stato il messaggio che ti è arrivato, di quello che magari oggi come oggi le società perdono per stare appresso alle mode, ai regolamenti del sistema, alle paure del sistema. L'arte insegna alle persone più che altro a non aver più paure, ad essere un po' più liberi e ad essere un po' più spontanei con quelli che è la propria persona. Da sempre ho creduto in questo obiettivo e continuo naturalmente a perseguirlo, ecco. Penso che questa sia la cosa più grande e primaria che io voglio raccontare alle persone con la mia creatività in questo contesto. Per lasciare anche qui questo messaggio che ha contraddistinto e continua a contraddistinguere quello che è il mio percorso artistico.